Allora, cercherò di essere rapido perché insomma, gli interventi precedenti sono stati molto, molto puntuali rispetto anche all'analisi del piano e l'importanza del piano che stiamo analizzando. Io però cercherei di fare anche un punto sull'azione, cioè su quello che è possibile fare e come è possibile rilanciare alcune ambizioni, perché sono state decantate insomma, tutte le potenzialità e tutti anche gli aspetti rivoluzionari di questo piano, a partire appunto dall'opportunità della Commissione di raccogliere debito europeo, ma dall'altra parte ci sono anche dei problemi evidenti dal punto di vista soprattutto politico. Il primo problema politico è quello che ha sottolineato molto bene Paolo Acunzo nel suo intervento rispetto alla governance, rispetto chiaramente a un sistema intergovernativo che inevitabilmente conduce a compromessi al ribasso. Perché noi adesso siamo insomma, contenti di un accordo uscito dal Consiglio europeo, ma la proposta della Commissione europea era, quello sì, un pacchetto rivoluzionario che è stato in grado di risvegliare un interesse e anche proprio un momento di entusiasmo rispetto al processo di integrazione europea, rispetto all'Europa stessa, molto più di questo accordo probabilmente. Tra l'altro, questo stesso accordo, proprio dal punto di vista della narrazione, è stato narrato, come veniva già detto in precedenza, molto come una vittoria di ciascun governo nazionale. E questo è un rischio che non si può correre, e che non è soltanto un rischio di narrazione, è proprio un rischio fattivo, perché fattivamente sono stati depotenziati i programmi comunitari e invece in favore di quelli che sono i fondi concessi ai singoli stati. E in questo c'è diciamo, un'alternativa politica, comunque un contraltare politico che è sceso in campo parzialmente e che va sostenuto, che è il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, nella risoluzione che ha approvato la scorsa settimana, cioè, sostanzialmente ha approvato il testo più critico che abbia letto rispetto a questo fondo. Chiaramente critico in senso costruttivo, però anche evidenziando alcuni limiti evidenti che ci sono. Tra questi limiti evidenti c'è innanzitutto l'avere relegato il quadro finanziario pluriennale in una sorta di serie B, quindi c'è tanta attenzione sul recovery fund che inonderà di miliardi i paesi europei fino al 2023, ma al momento il QFP del 2024 sarebbe inferiore a quello del 2020 e sono stati depotenziati tantissimi programmi invece fondamentali da Horizon alla salute, all'Erasmus e compagnia bella. E questo chiaramente è un problema. Dall'altra parte, i compromessi che sono stati fatti rispetto allo Stato di diritto, perché che se ne dica, la tutela dello Stato di diritto non è una condizionalità obbligatoria nel testo del compromesso, e sappiamo benissimo che questo cedimento è stato parte di compromesso politico, altrimenti Ungheria e Polonia, soprattutto, si erano impuntati per rigettare il piano, questi compromessi, anche alcuni compromessi rispetto agli obiettivi per la lotta ai cambiamenti climatici, sono dei passi indietro che mandano il segnale sbagliato, perché la Commissione europea aveva preparato sostanzialmente un programma di politica europea. Nel piano franco-tedesco si era parlato di una strategia industriale europea e così via, e invece diciamo, l'effetto bancomat che citava prima Paolo è molto prominente in questo accordo, soprattutto per quelle che sono le differenze tra un accordo, tra una proposta di influenzare politicamente e dare una direzione all'Europa del futuro e costruire l'Europa della la prossima generazione di Europa e di europei, per questo ci stava benissimo Next Generation EU, a invece a quello che è diventato un piano in cui in tanti hanno vinto perché tante erano le risorse a disposizione, però forse si è un po' perso lo spirito. Da questo punto di vista vorrei segnalare due aspetti. Il primo appunto ancora di lettura, il secondo poi invece pratico e poi vado a chiudere. E l'aspetto di lettura è che uno degli elementi centrali su cui c'è stata una novità importante nella proposta della Commissione, che poi è uno degli elementi rimasti all'interno del programma, era quello per cui si inverte sostanzialmente il procedimento con cui vengono concessi i fondi, per cui adesso non è tanto l'Unione Europea o comunque la Commissione a presentare dei programmi, ma saranno gli stessi stati a dover presentare dei piani di riforma
diciamo, coerenti con quelle che sono le richieste a livello europeo. E per quello è importante che il testo del Consiglio venga mediato affinché queste richieste, queste ambizioni vengano alzate, ci siano paradossalmente più condizionalità rispetto che meno condizionalità, perché almeno questo è un modo di avere anche delle riforme, poi soprattutto a livello italiano, dobbiamo considerarlo, più efficaci, più coerenti con gli obiettivi digitali, di transizione ecologica, anche di diritti che ci si è dati a livello europeo. E poi dall'altra parte la cosa più, la cosa centrale su cui tutti quanti noi, nei nostri, insomma, con le nostre specializzazioni, con le nostre sensibilità, potremmo e dovremmo guardare, è quello che è il ruolo del Parlamento fattivamente, perché in questo momento sta emergendo con forza l'Europa intergovernativa, e l'Europa intergovernativa può, in una certa narrazione, dimostrare di aver ottenuto un risultato. Il problema è che questo risultato è dettato dalla necessità, e questo stato di necessità non è uno stato perenne, e bisogna, diciamo, fare in modo che questo programma non sia one shot, come invece è stato definito in maniera politicamente corretta da molti, a partire anche da esponenti della Commissione europea. E bisogna fare in modo che questo progetto torni ad essere il più possibile un progetto europeo, senza troppi compromessi al ribasso. Quindi io sono molto interessato per capire anche i rapporti di forza in ballo. È chiaro che il Consiglio e gli Stati hanno molta più forza, ma questo è il momento in cui il Parlamento europeo ha più forza politica e negoziale di quanto non abbia forse mai avuto nella sua storia. Sicuramente è il momento ogni 7 anni in cui è più forte politicamente, perché c'è la possibilità di mettere il veto al bilancio, che in questo caso, insomma, avrebbe ripercussioni anche sul recovery fund, e tra l'altro un eventuale non accordo sul bilancio entro la fine dell'anno andrebbe a far scattare per l'anno prossimo un bilancio superiore rispetto a quello che sarebbe stato invece previsto nell'accordo. Quindi il Parlamento ha proprio il coltello dalla parte del manico, se vorrà utilizzare questa forza, se vorrà fare un braccio di ferro almeno parziale con il Consiglio, cosa che è tutta da vedere. Però sicuramente gli interventi di tutte le principali forze politiche nel Parlamento sono andati in questa direzione, in una linea di fermezza e di coerenza politica. Ecco, all'interno di questo clima, io credo che lavorare sul Parlamento e su un'iniziativa del Parlamento europeo per rafforzare i processi di riforma istituzionale e politica, che sono paralleli al Recovery Fund e al quadro finanziario pluriennale, cioè l'introduzione e l'implementazione delle risorse proprie, e poi tutto quello che gira attorno a una necessità ormai chiara di aprire alla riforma dei trattati, che sia tramite la conferenza o che non sia tramite la conferenza, non c'ho il tempo di entrare troppo su questo argomento, magari lo farà qualcun altro, ma questi mi sembrano i temi in cui serve creare un meccanismo politico europeo. Il meccanismo politico europeo non è soltanto quello dentro al Consiglio, non è soltanto quello dentro al Parlamento, ma deve essere anche in una dialettica che non è necessariamente scontro, una dialettica tra Consiglio e Parlamento per creare un'altra rivoluzione, cioè che il futuro dell'Europa venga codeciso dalle istituzioni comunitarie, dalle istituzioni e dai governi nazionali, e non imposto dai governi nazionali come spesso è accaduto.